A poveracci, non ci avete la dichiarazione dei redditi di panna a bocconi, è stato al Politecnico, eh? Ah, belli! Politecnico di Milano per le università criminali, abbiamo fatto a bocconi, famo pure sti poveracci del Politecnico, qua stanno pure che tendi che zebbo per protestare, che lì è tende. Questa è ancora la protesta contro il caro affitti della situazione abitativa a Milano, che effettivamente è insostenibile perché ti affittano gli scantinati a 6.000 euro al mese. Milano, Gotham City. Regà, ma proprio anche determinati palazzi del centro, sembra Gotham, ci avete fatto caso? Milano è Gotham City, molto più vivibile di Roma, funziona meglio di Roma, con 20 minuti fai tutto, però è Gotham. Comunque, come mangiano gli studenti del Politecnico? Che ne so, però insomma io spero per loro mangino meglio di quelli da Bocconi, perché insomma già c'hanno la sfortuna di star Politecnico, se mangiano pure male... Figli belli, vi dice proprio male, pagate un botto d'affitto, vivete dentro gli scantinati, dovete studiare tutto il giorno, sessioni d'esami, macchinette di caffè, in più mangiate pure male. Ma ce l'avete i soldi per andare a mangiare qua intorno? Università Criminale Milano, Politecnico. Qui, dall'altra parte della strada, subito, c'è un New Brand Caffè, sprizzeria, è pieno di ragazzi... Seduti ai tavolini fanno anche i bubble tea, ecco. E il bubble tea se lo mangia Giulia, no, che sta dietro la telecamera, dai. I buoni e i bubble tea di me. E il questi sono dei. Quelli sono. Non lo puoi sapere, però io non lo prendo. Ma non li hai preparati? Perché ti dice che mi scegli? Non lo prendo, il bubble tea, bevitelo te. Io ho un'altra segnalazione. Che invece è un bar dove spegne con le colazioni anche salate. Sei via Francesco Denti? Siamo a 300 metri appunto da dove abbiamo fatto l'intro e c'è il Barotto al numero 1 di via Francesco Denti, perché come gira il primo poi è una via che so 10 metri, 15 metri e questo segnalato dagli studenti comunque per la colazione anche salata. Mo il salato ci sono ottime cose che andiamo a fare fra poco, quindi se trovo il dolce prendo il dolce, mo rivengo. 1,10 euro il caffè, 1,20 euro le brioche o i croissant. Insomma, a Milano non li posso chiamare cornetti. Ho speso 4,60 euro perché ho preso due caffè perché Giulia si è accollata. Voglio anche io il caffè e due croissant. Uno semplice e uno alla crema. Croissant che non è che ci vuole una scienza. Non hai il laboratorio tu, non sei una pasticceria. Li prendi da un forno, infatti c'era scritto croissant freschi, c'era anche la provenienza del forno che li fa. Non ho capito perché qua a Milano se riusciamo a mangiare un cornetto del forno mentre, e quindi fresco, mentre a Roma se mangiamo i cornetti surgelati. Ne ho preso uno semplice, eccolo qui, ben cotto, e uno con la crema. Ovviamente non voglio rovinare la carriera di nessun panettiere strappandolo con le mani, però guardate che bella lievitazione. È buono, è un buon cornetto, si sente anche un po' di burro. Il forno ovviamente, regà, era un forno di Milano, un fornitore che rifornisce più bar e fa dei buoni cornetti. Vediamo quanta crema c'è qua dentro. Beh, si è sia da una parte che dall'altra, quindi buona sta cosa. È buona quella, è un buon cornetto. Il caffè non era un granché, un po' bruciato. Il cornetto è buono. Ovviamente io questo ce l'avevo segnato perché c'è la possibilità più che altro di farti i panini. Mo perché è veramente presto, siamo arrivati prima, dovevo fare colazione e quindi ho optato per assaggiare i cornetti, ma in teoria lui ti fa i panini, c'è l'affettatrice, quindi fai i panini al momento e secondo me se il cornetto è questo anche il panino è buono. 8 meno. Svolti l'angolo, su Viale Romagna c'è Grano e Caffè, c'è scritto sull'insegna panificio, ho visto un po' di pizza, molto frequentato dai ragazzi, voglio sentire. Sono curioso, a sto punto ci passiamo davanti un pezzetto di pizza, com'è? Com'è? Ho speso 6,70 euro ed ho preso sia il dolce che il salato perché
effettivamente è un panificio, ha un sacco di roba da forno, anche i ventagli c'ha, un po' anemici, però ci sono delle cose molto buone visivamente, altre molto meno. E poi c'ha ovviamente la pizza, quindi pizza al trancio, focacce. Mo, per i miei criteri visivi non è che mi ha entusiasmato la pizza a vedella, però invece l'ho voluta prendere perché la voglio provare, perché appunto comunque qua siamo su altri concetti di panificazione per quanto riguarda la pizza, quindi magari è buona. Il sugo sopra non mi sembrava male. Davvero, studente del Politecnico alla fermata del tram, lo aspettiamo, magari passa pure, se ferma mi carica. Cominciamo con il dolce, ho preso una sfoglia alle mele. Sotto ben cotta, di lato buono, non lo so, mo vediamo. È dura, è vecchia. Questa c'ha 3 giorni. Per mangiarla c'ho il piccone. Davvero, regà? Stiamo così? 6,70 euro, quindi questa quanto ho pagato? 2,50 euro, non lo so. Io voglio una cosa fresca, oh. Questa ha 3 giorni. Questa magnatate, magnatate. Eccolo il tram, mo mi carica. Questa mangiatela te. Non il cliente che la paga. Basta le attività che rimettono sul banco la roba vecchia. Noi consumatori, noi clienti, non vogliamo la roba vecchia. Che i soldi nostri sono freschi, sono fresh. Questo è il trancio di pizza che ho preso. Il pomodoro non mi sembra male. È anche abbondante, con l'origano. Ovviamente è un impasto focaccia morbida. Molto morbida, è talmente morbida che manco se mangia, la devo mangiare da qua. Questa non è male, ovviamente va presa per quello che è, ma l'impasto si scioglie in bocca, il pomodoro sopra è buono, questa non è male, è che è mangiabile, raga, eh? Dalla parte della crosta è più mollicosa e se vedete è rimasta indietro di cottura. E sì, è rimasta indietro di cottura, mo sto a inventare, raga. Però al centro non è male. Il sugo è buono, però è mangiabile. 6 meno, la sufficienza non te la do. Comunque questa non è che è sto prodotto che... che buono! La sfoglia, mamma mia, no, il prezzo 6,70 euro, 5,5 euro. Però è strano perché il barotto dietro, con i cornetti da forno buoni, non c'era gente. Invece su questo, bagheri, panificio, boh, tutti i tavolini pieni di gente. C'avevano anche ovviamente la tavola calda, c'erano già pronti tutti i primi, tutti i piatti pronti. Primi e secondi c'era anche del roast beef, quindi, cioè... È pure un posto che lavora e che lavora con gli studenti. E quindi 2 sfoglie vecchie, levate dal banco, portate a casa, ma mangiate te, no? Via Giovanni Pascoli, regà, stiamo proprio a fare. Vai col trapano, apri tutto! Guarda lì, stanno a buca i solai dei terrazzi. Hanno picchettato tutto, no? Non sta a fare strutturali. Allora. Stiamo a fare proprio ta. Una era una traversa, un'altra era un'altra, e mo è questa, via Giovanni Pascoli, che ci sta lì il chioschetto calabrese. Questo è il 58, quindi 60, 62, 64 al 66. Chioschetto calabrese, tipico e piccante. Fai i panini, ma voglio piare il panino lì. Un pochino prima c'è sta la padelletta che fa la pizza al trancio e al padellino, che però è chiusa per cambio gestione.
Quindi hai cambiato che ti andava bene, hai venuto? Hai cambiato che ti andava male, hai chiuso? Comunque è chiusa. Ma a noi ci interessa il paninotto calabresotto. Che poi accanto proprio al chioschetto calabrese c'è il MOBA. Che se sei un gamer, nerd, vuoi fare conoscenze, vabbè, vuoi fare mucche, via il MOBA. Il posto su Google dice che apre alle 11, sono le 11:40. Noi siamo arrivati che comunque stava qua fuori a fumarsi una sigaretta. E infatti ho detto, vabbè, no, aspettiamo, proprio anche proprio per chiedere, così non si sente pressato e sa fuma tranquillamente. Poi è entrato, si è chiuso dentro e quindi quando io sono andato, cioè non avevo capito che si era chiuso dentro, quando sono andato ad aprire la porta ho trovato chiuso, quindi si vede che non lo so. Secondo me la Calabria, l'Anduja ha colpito. E dici quindi... star bagno? Sì. Ho capito. Comunque su Google dice aperta alle 11 fino all'una di notte. Io volevo provare, ma so già 10 minuti che aspetto, è chiuso. Voto 2. Ammucchiate al MOBA? Oh, regà, questo è il parco davanti al Politecnico. Qua all'angolo ci stanno i chioschetti. Uno fa burritos, l'altro fa la pizza. Mo' più un pezzo di pizza qua, oh. Ho incontrato gente che ci ha spiegato, a me e a Giulietta, che questi qua sono tutti i chioschetti che sono sempre qua, quindi li trovate fissi, ma anzi una volta erano in piazza, poi li hanno fatti spostare, quindi fuori dalla piazza e ci si mettono sempre, quindi la pizza, il burritos, che non assaggio regà perché rimane, è sempre il suo discorso, c'è uno stomaco solo, un colon solo, invece volevo assaggiare lì i dumpling, sono appunto chioschetti fissi che trovate sempre a ora di pranzo e che appunto hanno anche prezzi da street food e da studenti e sono rivolti ovviamente a quel target di persone e dei portafogli. Infatti siamo a Milano, infatti è da portare via una margherita 6 euro. Mo, il forno è a legna, la pizza è fatta al momento, è caldissima. A me la mozzarella e il pomodoro non mi sembrano male, la cosa che vedo un po' biscottosa è l'impasto, però per stare street food e per averla pagata 6 euro e per fare una pausa pranzo, già che tu c'hai comunque il forno a legno, ho visto stendeva la pizza a mano lì sul banchetto, te la condisce, te la cuoce al momento, 6 euro. Per datte in votaccio deve proprio far schifo. Perché altrimenti non te lo do. Cioè contestualizzo, capito regà? Contestualizzo. La mozzarella è bella. La mozzarella è buona. Ma l'impasto non mi fa impazzire. Anzi, in teoria, su Roma sarebbe una pizza che avrei detto non mi piace. Ma la cottura è buona. Gli ingredienti non sono male. Il prezzo è ottimo. 6,5 io lo do. Non è di frequente, ma una volta ogni tanto anche io mi prenderei la pizza qui. Contestualizzandola ovviamente e sapendo cosa vado a mangiare. Baozi, il chioschetto dall'altra parte della strada. È un dumplings, ravioli cinesi alla piastra, c'è scritto, e io quello proverei. È come gli studenti universitari, infatti stanno seduti sul prato che i ravioli in mano, hanno la proposta di maiale, la proposta vegetariana, la proposta vegana, fanno sia i ravioli che i bao. I ravioli li fanno da 8 pezzi, da 10 pezzi e da 12 pezzi, li fanno anche col pollo, che ho quelli che ho preso io oggi. 8 pezzi di pollo 6,50, costano un po' di più di quelli col maiale, mentre il bao, i bao vengono tutti, sia il maiale che quello vegetariano e quello vegano, 4 euro. Ho preso quello di maiale, quindi ravioli di pollo, bao di maiale. Un totale di spesa di 10,50 euro, ecco qua lo scontrino. Quando te li danno ti chiedono anche che salse vuoi mettere, quindi io ho scelto solo soia dentro al bao e te la spreme dentro, mentre invece sui ravioli ho messo soia, teriyaki e anche un pochino di sesamo sopra, che qua però adesso non si vede.
Rispetto al dumpling che abbiamo mangiato all'episodio di Università Criminali Bocconi, qua la pasta è molto più fina, ha una chiusura diversa. Poi il raviolo, si dice, se è chiuso bene, se ha almeno 7 pieghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Almeno 7 pieghe. Quindi questi sono ravioli chiusi bene, con una pasta fina, cotti bene, piastrati bene. Ci stanno i due ragazzi che stanno proprio alle piastre, un ragazzo e una ragazza. È molto buono. È un gran bel raviolo. Lo faccio vedere all'interno. Ovviamente sono di pollo, quindi sono molto leggeri di sapore. Il maiale, sono ravioli più pronunciati. Sono buonissimi. E infatti me li sto mangiando. Sono ben piastrati. Guardate che crosticina che gli fanno. Nonostante la fila che c'è, comunque, ci vuole il tempo che ci vuole, te li devo piastrare come dico io. E infatti viene un ottimo prodotto. E infatti hanno una gran fila. E anche il bao. Guarda come è piastrato bene. Il bao è ben cotto, quindi a differenza sempre dell'altro incontrato all'Università Bocconi, non è indietro di cottura. La carne, adesso andiamo a assaggiare. Ma è un bel macinato di maiale. È buonissimo questo bao. È veramente buono. Molto, molto più buoni questi ravioli e questo bao rispetto a tanti che stanno a Via Sarpi. È ottimo. Dentro la spezzatura di quella carne, di quel maiale, di quel bao, ottimo. I ravioli ottimi. 9. 9, e se io fossi un studente qua mangerei tutti i giorni da loro. Tutti i giorni. Ci sarebbe poi da provare magari il burrito, così per variare. Una volta al mese la pizza, ma io proprio non so neanche pensarci. A Roma i ravioli così ci stanno posti valevoli, ma si contano veramente sulle punte delle dita di una mano. Ottima scelta, senti giù. Guarda come te lo sei mangiato tutto. Buono? Molto buono. Al pollo, Si sente lo zenzero. Però ti posso dire una cosa, posso farti una critica a te? Sì. Ti sei preso il raviolo col pollo, ci hai messo la teriyaki e la soia. Coprono totalmente il gusto del pollo. È vero. Un po' un abbinamento un po' boomeresco, se posso. Poi se la vuoi tagliare, perché non te la senti più. Ma se mi confondevo con gli studenti che era una bellezza. Ma chi sei? Ma guardate questa. Ma te pare a te che mi devo far trattare così? Politecnico fatto? Ci vediamo al prossimo video. Grazie. Ciao.